ragazzi, benvenuti sul canale Board Games e dintorni. Questo è il primo video del nuovo anno. Ora, non siamo sempre a parlare di gioconi giganteschi, KS e robe complicate. In questo video vi parlerò di un gioco molto molto leggero e molto particolare e si chiama Call to Adventure. È un gioco non recentissimo. Probabilmente molti di voi già lo conosceranno, però a mio avviso questo gioco è stato diciamo saltato, dimenticato, non considerato da tantissime persone e io in primis per diversi motivi che adesso andremo a vedere. Ora, questo gioco è un gioco molto 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 particolare per una sua caratteristica fondamentale. Ci sono tre scatole base, questo è il più indicato per quello che ci serve fare a noi, e l'Epic Origin è il terzo, l'ultimo. C'è il primo originale, Call to Adventure normale, poi c'è un altro che si chiama, aspettate, allora l'altro è Stormlight Archive, e poi c'è anche un'espansione del base che è The Name of the Wind. Allora, in realtà non avete bisogno di nulla, soprattutto lo Stormlight Archive, che è dedicato a un romanzo particolare, e tra l'altro non si trova neanche più in giro. Quello base, il primo precedente a questo, in teoria, se questo vi piace veramente tanto, lo potreste recuperare per andare a raddoppiare praticamente il contenuto di questo, che però già è abbastanza sufficiente per quello che ci serve a noi. Ora, perché parlo in questo modo? È molto semplice. Allora, questo è un gioco fantasy molto leggero, da 1 a 4 giocatori, dove voi dovete creare una storia a un personaggio. Quindi nulla di così complicato. Tra l'altro, il gioco è anche abbastanza semplice. Ci sono delle belle scelte dentro, perché è un gioco alla fine di scelte, però non è né complesso né chissà che cosa, ed è velocissimo da giocare. Diciamo che in due ci state anche meno di un'ora a fare una partita, ma proprio a stare tranquilli, rilassati. Da soli, boh, mezz'oretta, 40 minuti, una partita ve la fate anche. Quindi, una volta che ci avete preso la mano, è veramente un gioco velocissimo e rapidissimo. La particolarità di questa terza scatola è che è orientato a chi ama i GDR, i giochi di ruolo. In particolare a D&D quinta edizione. Ora, questo può essere utilizzato come secondo fine per qualunque tipo di GDR fantasy, però col D&D esiste proprio un supporto dedicato che vi permette poi di trasformare tutto ciò che create qua in una scheda della quinta edizione fatta e finita. Ok, ora, come gioco normale, diciamo uno lo vuol prendere per giocarci, diciamo che è, a mio avviso, un gioco discretamente sufficiente, non è che può farvi impazzire, chissà che cosa. Ad alcuni potrebbe piacere molto, ad altri potrebbe non piacere del tutto. È un gioco che probabilmente o si ama o si odia, però diciamo che non mi piace mai mettere i voti, voi lo sapete. Se dovessi proprio dargli un voto, come gioco normale, a mio avviso questo si attesterebbe tra un 6 e un 7, in base poi ai gusti. Invece, come creatore di personaggi, generatore di personaggi per D&D o GDR, a mio avviso questo è un bel 9 tondo tondo. E adesso vi spiegherò come mai. È un gioco, principalmente un gioco di carte. La cosa che mi ha attirato inizialmente è stata la grafica, mostruosa. La grafica delle carte in questo gioco è mostruosa. Sono quasi tutte delle opere d'arte, veramente belle, illustrazioni fantastiche che danno veramente l'idea di un mondo fantasy. Molte vi faranno venire in mente tantissime scene fantasy o da GDR o da romanzi, sono veramente veramente eccezionali e questa cosa mi ha portato ad attenzionarlo e cercare di capire se potesse fare al caso mio. Ora, cos'è che fa? Veniamo subito alla cosa che fa bene questo gioco, poi veniamo al perché io lo skippai ai tempi e probabilmente molti l'hanno lasciato andare ai tempi. Allora, questo vi permette di creare un personaggio del D&D, non è l'unico, cioè non è una cosa originale questa, perché altri giochi prima di lui l'hanno fatto questa cosa. Mi viene in mente Role Player, però questo qua a mio avviso è di molto superiore a Role Player. Ora, Role Player, che io l'ho preso per giocarmi poi Role Player Adventure, in modo tale da portare, da crearmi personaggi da zero e tutto quanto, vi permette di tirare una fracca di dadi, vi costruite il vostro personaggino
e poi volendo ve lo potete portare in D&D. Ha un piccolissimo problema, che i personaggi che create con role player, oltre al background diciamo un po' streminzito che hanno, però sono personaggi completamente sbilanciati, cioè non c'è, non ditemi che sono personaggi usabili o con master che ve li farebbe usare a cuor leggero, perché vengono delle robe con dei risultati sulle caratteristiche veramente esagerati e allucinanti, che a tutti gli effetti, anche se ne abbiamo generati diversi, noi non ho mai portato un D&D perché era veramente ridicolo, assurdo, non si potevano portare in D&D quel tipo di personaggi lì, se non rimaneggiarli tutti o giocare male a role player per poi fare un personaggio un po' più debole e portarlo in D&D. Tra l'altro nemmeno si portano così tanto bene in role player adventure, perché alla fine sono veramente dei bonus molto lievi quelli che vengono portati in role player adventure. Questo qua invece vi permette di creare un personaggio molto equilibrato, ma soprattutto vi permette di creargli dietro una storia incredibile, con un background veramente, veramente carino. Cioè da qua possono uscire migliaia di combinazioni di ciò che normalmente nel D&D viene molto sottovalutato. Ora, quando voi create un personaggio, è inutile girarci intorno, io ne avrò create a decine, 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 insieme da solo, insieme ai miei figli, agli amici, così. Inizialmente tutti vogliono iniziare a giocare più velocemente possibile, il focus è sulle caratteristiche, ovviamente ti diverte tirare le caratteristiche, ci sono varie tecniche che si possono utilizzare, varie scuole di pensiero, e ti focalizzi su quelle, l'equipaggiamento e tutto quanto. Creare un buon personaggio del D&D porta via tranquillamente un paio d'ore. Sul background normalmente non ci si sofferma tanto, è difficile tirare fuori in poco tempo un background efficace. Cosa si fa? Background normali, anche un po' noiosi se vogliamo, i soliti cliché. Certo, nei manuali ci sono dei background già fatti, normalmente ci si aggancia lì, c'è chi un po' più fantasioso ci butta dentro un po' una storiellina, ma diciamo che per quanto è stata la mia esperienza nel D&D, normalmente un buon background, un personaggio, viene creato in decine e decine di ore di gioco, in anni fisici, reali. Se voi giocate un vostro personaggio da anni e anni, io ne ho uno che gioco da più di 30 anni, è chiaro che qua un background se l'è creato. Però chiaramente non puoi partire da zero avendo un background di quel tipo. E normalmente i giocatori, soprattutto quelli giovani, è difficile che stiano lì a creare chissà che cosa. È veramente una cosa un po' complicata. Questo problema si ripercuote molto di più quando create NPC. Perché come master spremervi le meningi e andare a creare NPC veramente interessanti, quelli che poi trovate magari nei romanzi, nei videogiochi, e non è facile, cioè me ne rendo conto, si va a cadere sempre sulle solite cose, il mago strapotente, il guerriero invincibile, dare proprio delle sfaccettature positive o negative a un personaggio, secondo me è una delle cose comunque più difficili, renderlo credibile e interessante. Ora, qua, in un'oretta, meno di un'oretta, vi possono venire fuori dei personaggi che invece hanno un background e una storia, soprattutto, incredibile, sulla quale potete ricamarci quanto volete, e che non sono, delle cose o uno buono buono, cattivo cattivo, cioè possono venirvi fuori un sacco di sfumature, sia positive che negative. Quindi vengono dei personaggi interessanti che possono avere delle situazioni positive che hanno avuto nella loro vita, poi situazioni negative. Ora potrei stare qui a raccontarvi cosa ci è venuto fuori a noi, ma non voglio annoiarvi con questi discorsi. Sono venuti fuori veramente dei personaggi molto simili a quelli che magari trovate in Baldur's Gate 3 o nelle storie dei libri. Ora, a caratteristiche, tra l'altro, i personaggi che escono da qua sono molto molto bilanciati, perché è molto difficile pomparle tutte, ma difficilissimo. In più il gioco è tarato per arrivare al massimo a 16 come valore di caratteristica. In realtà semplicemente c'è una piccolissima modifica banalissima, voi potreste anche arrivare a 18 di caratteristica se volete. Comunque rimane veramente difficile nel gioco, ed è difficilissimo riuscire ad avere tante caratteristiche a buoni livelli. Diciamo che al massimo, proprio matematicamente, un paio potrebbero essere maxate, un paio di caratteristiche, le altre non riuscireste proprio fisicamente a maxare, perché finirebbe prima comunque la storia del personaggio, arriverebbe prima a termine la partita. Quindi a mio avviso vengono fuori personaggi molto molto bilanciati, che possono essere usati tranquillamente come main charter nel D&D. C'è anche tutta una guida per fare questo trasporto.
del personaggio vengono create le caratteristiche, la storia, tutto il background molto articolato, molto sfaccettato e anche un sacco di abilità e particolarità che ha quel personaggio, perché quasi tutte le carte di questo gioco poi si traducono nel D&D in quello che c'è nei manuali di D&D. Cioè, adesso non sto qua a dettagliare troppo, però c'è una guida sul sito dell'editore qua dove vi indica esattamente tutte le carte, a quali manuali fanno riferimento degli indie, perché non fanno riferimento solo al manuale del giocatore base, fanno riferimento anche ad altre pubblicazioni degli indie che sono uscite. Comunque sono tutte informazioni che sono facilissime da trovare online, diciamo, però la maggior parte sono del manuale base. Quindi vi creano effettivamente un personaggio completo al cui dovreste metterci solo equipaggiamento eventuale e magie se è un personaggio magico. Ora, dove che risplende realmente, a mio avviso, è per creare gli NPC, che è un'altra, diciamo, nota dolente, perché gli NPC ne vorreste creare tanti, li vorreste creare interessanti, ma la norma, la realtà è che alla fine si arriva a creare quasi sempre NPC piatti, stereotipati, soliti. È difficile, poi non dico che la regola è questa, perché ci sarà qualcuno di voi bravissimo, qualche master bravissimo, che riesce a tirar fuori effettivamente degli NPC fatti bene. Quante ore ci avete messo, quanto impegno, quanta cosa. Poi, ripeto, comunque non è sempre facile questa cosa. Questo invece, a mio avviso, veramente in poco tempo, perché dedicarci un'ora a personaggio, ma molto meno se lo utilizzate solo per creare il personaggio, potreste impiegarci anche una mezz'oretta, 40 minuti al massimo, vi permette di sfornare NPC su NPC di tutte le razze, di tutte le classi, veramente fatti bene, cioè interessanti, con delle storie dietro molto sfaccettate. Cioè, allora, vi devo fare un esempio, se no non ci capiamo. Due giorni fa ho giocato con mio figlio proprio per creare un paio di NPC. Allora, lui è venuto fuori un mago tendenzialmente buono, molto molto potente, con delle particolarità che non vi sto a qua dire. Se vogliamo, abbastanza nella norma, se non fosse che quel mago poi in realtà era venuto fuori tipo eminenza grigia, cioè gestiva delle cose segrete e tutto quanto. Io ho provato a fare un nano cercando di muovermi più sul lato quello scuro. Ora, in realtà in questo gioco ci sono due orientamenti che voi potete prendere, verso la luce e verso l'oscurità. C'è da considerare che l'oscurità in realtà non vuol dire per forza di cose essere cattivi. Cioè, l'oscurità qua è vista anche come la sfortuna di un personaggio, la fatica, la realtà delle cose brutte che ci sono nella vita. Quindi magari il fatto di essere cresciuti in povertà qua viene visto un po' come lato oscuro, non come lato chiaro. Quindi il gioco non è così banale dal dire ok, vai sul lato oscuro, allora sei cattivo, punto e basta. No, non è così. Sta di fatto che io appunto volevo andare a creare un nano che avesse appunto il piede un po' più verso questo aspetto, ed effettivamente mi è venuto fuori alla fine un personaggio molto molto interessante, un guerriero che nella sua storia è partito con diverse disavventure, un po' sfortunatello diciamo, è diventato un imbroglione, un poraccio malgrado suo, un ciarlatano, però nonostante tutto è riuscito a fondare un villaggio, a redimersi, a salvare anche persone innocenti poi da avventure che ha fatto, e niente, e poi è diventato un eroe tragico. Cioè, quindi questo personaggio è diventato il classico eroe, quello sfortunato, quello che poveretto ce la vorrebbe fare grandi cose, ma la vita è stata talmente dura con lui che ha preso solo bastonate, e quindi anche se è fondamentalmente un personaggio buono, però ha dovuto fare è dovuto scendere a compromessi, e quindi comunque è un personaggio che, se può truffare i giocatori, non si fa scrupoli nel farlo, quantomeno non tutti questi scrupoli. Voi capite che un personaggio di questo tipo come NPC è fantastico, perché voi potreste far incontrare un capo villaggio di un villaggio sperduto in una delle vostre avventure, come capo villaggio ci mettete un NPC del genere che ha una storia dietro, non è piatto, ha una storia reale con tutte queste cose, che voi poi lo potete usare nella vostra sessione di ruolo, e veramente ci potete ricamare su per ore e ore e ore su una cosa, su un personaggio del genere, perché è un personaggio ambiguo, no? Cioè voi dovete stare attenti in quei casi come questo,
dare al dubbio i giocatori, ma questo è buono, è cattivo, se è cattivo perché è cattivo, cioè, capite? Quindi è venuto fuori veramente un passaggio interessante che se l'avessi dovuto tirar fuori io così, d'amblè, insomma, non so quante ore ci avrei messo, soprattutto non con tutte le sfaccettature che ha avuto questo personaggio. Chiaro che voi, quando generate un personaggio con questo gioco, poi dovete andare a scrivervi la storia, cioè si fa in pochi minuti, però andando a vedere le carte uscite e tutta la struttura del gioco, come si è evoluta, voi poi potete prendere un foglio, come abbiamo fatto noi, e andare a scrivere appunto tutti i punti salienti. Il gioco è organizzato molto bene da questo punto di vista, perché il personaggio viene giocato in tre fasi diverse. C'è la fase delle sue origini, dove è tutto, diciamo, più focalizzato su chi siete e da dove arrivate. Poi c'è la fase, quella della sua maturità, quella della classe che lui prende e di quello che può fare con quella classe. Poi c'è la fase, quella finale, che è il suo destino, cioè quello che lui, diciamo, aspira ad essere o che è destinato ad essere, volente o nolente. Con imprese epiche che potrebbe fare, potrebbe non fare, o anche imprese scellerate, perché c'è veramente di tutto qua dentro. Quindi io spero di avervi incuriosito con quello che fa questo gioco. Questo è il primo video che faccio, ho intenzione di farlo un altro dove appunto ci creeremo un personaggio, così vi farò vedere con mano come funziona questo gioco, che è molto molto semplice, quindi inutile adesso che vi dico come funziona, perché tanto è talmente semplice che lo vedrete quando andremo a crearci il personaggio. Spero solo di avermi incuriosito. Ecco, secondo me questi l'hanno skippato in molti, però dal mio punto di vista io non lo prendo come gioco di per sé, anche se comunque è carino, volete passare una seratina, un'oretta o due, facendo un paio di run con i vostri amici, se vi piace il GDR, e poi confrontarvi sulle storie che voi tirate fuori dai personaggi. Tenete presente che comunque il gioco c'è, non è che non c'è qua dentro, quindi voi giocate effettivamente. E giocate una specie di, potete giocare competitivi uno contro l'altro per vedere chi fa il miglior punteggio, perché è un gioco a punteggio alla fine, uno contro l'altro competitivi. Potete giocare cooperativi, full cooperativi o come abbiamo fatto noi, quando serve cooperativi, quando non serve no, però attenzione che alla fine c'è un mostro finale che, se sconfigge anche solo uno degli eroi, la partita, cioè se non riuscite a sconfiggerlo, cioè lui potrebbe sconfiggere N eroi, però l'importante è che poi voi riusciate a sconfiggerlo, e per farlo a volte serve l'aiuto di tutti. Non è così difficile come gioco, da quello che ho visto è abbastanza facile farcela, però poi non sono andato, cioè non l'ho giocato a livelli alti dove ci sono i mostri, diciamo, quelli più forti. In questo Epic Origin c'è una sorta di campagna, ci sono delle buste chiuse che man mano dovevano aggiungere carte ai vostri mazzi, che hanno un bel po' di carte comunque. E piano piano si va avanti, avete dei nemici sempre, sempre diversi. Io non vi spoilerò nulla perché nella partita che faremo la faremo con il primo avversario, che è quello che tutti devono affrontare. Ecco, una delle perplessità più grosse che ho avuto io per questo gioco: il sistema diciamo, principale, il motore che permette di passare le avventure, di combattere, diciamo. Ora, non ci sono i dadi, ci sono delle rune acriliche che vanno lanciate. Sono queste robe qua, poi le vedrete meglio quando giocheremo. Sono queste robe qua. Ora, vi dico la verità, l'idea di lanciare delle robe, diciamo, quasi bidimensionali, a me non è che mi esaltava. Cioè, avrei preferito dei dadi. E quindi questa cosa mi frenò tantissimo ai tempi. Ed è l'aspetto su cui io veramente avevo meno fiducia di questo prodotto, perché la grafica bellissima, fantastica, non nulla da dire. Carta eccezionale, tutto quanto. Anche il tipo di gioco mi piace, cioè quando si tratta di giocare un generatore di personaggi. Più questo generatore mi crea dei personaggi gestibili, usabili, utilizzabili, più mi piace, cioè mi intriga la cosa, no? Perché comunque è un gioco doppio uso, mi diverto a giocare, però poi giocando a D&D o a GDR vari, questa cosa è un utility alla fine per me, è uno strumento, può diventare uno strumento. Però questa roba delle rune mi rompeva le scatole. Ce ne sono dentro, mi pare 25, adesso ne ho contate un po' più di una ventina. Queste hanno risultati diversi, fanno tante cose come se fossero dadi.
Ecco, la cosa che mi ha stupito è che a lanciarle non è così schifoso come se, diciamo, come lanciare token o tesserine. Non so se vi ricordate Runebound terza edizione. Uno delle possibili critiche, possibili problemi, tra virgolette, che ha avuto quel gioco è che non aveva dadi, ma aveva, diciamo, dei token da lanciare bidimensionali. E un po' a me quella roba lì mi ha rotto in quel gioco, devo dire la verità. Questi mi hanno rotto molto meno, innanzitutto perché sono acrilici e hanno la consistenza di un dado. Sono abbastanza spessi, fanno anche un rumorino nelle mani, quindi si riescono a ribaltare nella manina quando fate così, tac tac tac, e quando li lanciate effettivamente potrebbero rotolare tipo dadi. Quindi tutto il fastidio che potreste immaginare dal lanciare queste rune in realtà non c'è. Anzi, è anche abbastanza divertente e quando ne accumulate tante è sfizioso lanciarle. Il manuale dice che in teoria potrebbero anche rimanere in piedi così, in un raro caso, ma a mio avviso se giocate su un tappeto o una tovaglia è impossibile perché i bordi sono molto smussati, quindi è impossibile a meno che non finisci appoggiata a qualcosa. Però sta di fatto che sono molto più sfiziosi di quanto pensassi. Quindi anche uno dei problemi più grossi che questo gioco poteva avere per me in realtà non c'è. E mi ha stupito veramente tanto come prodotto. Però adesso non ci dilunghiamo di più in questo video, ci vedremo al prossimo con una generazione di personaggio con questo Call to Adventure Epic Origin, che è la versione specifica per crearsi personaggi di D&D della quinta edizione. Ok, al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e grazie.